prendiamo conto perché avevamo diciamo disponibilità di rispondere a delle domande e dirvi questo, che al momento io vi dico solo le cose essenziali dell'ultimo minuto perché tanto le altre più o meno sono passate le notizie. Al momento sono stati contattati, hanno risposto all'appello per visita rispetto agli ospedali pediatrici dei 101 bambini, solo ne mancano 28 al momento, che non sono ancora stati sono stati contattati tutti. Al momento su 101 ne mancano solo più 28 all'appello della visita. Così sono stati anche contattati e avvisati tutti i docenti e personale anche non docente che si è già presentato. Mi sa che sono già presentati 11. I docenti erano della scuola 19, ma presenti al pomeriggio erano 6 e collaboratori scolastici 2. Noi al momento abbiamo ancora dei bambini ricoverati. Sono stati comunque trattati tutti i bambini e sono stati praticamente anche ricoverati quelli che avevano sintomi. Quanti sono ricoverati, oltre ai morti? Allora, i ricoverati sono molti, ma non riusciamo a risalire perché sommare perché Chivasso ci ha dato un riepilogo, ad esempio Chivasso qualche anno piccolo, ne hanno 5 ricoverati a Chivasso, su 6 che sono stati inviati lì, e altri sono a Livrea, a Regina Margherita. Noi abbiamo sostanzialmente coinvolto circa una trentina di nuovi istituti sanitari, perché il Canavese aveva Ivrea, Cirie, Chivasso e Pornè, poi Regina Margherita, Molinette, il Martini oggi, Maria Vittoria, il Moncaglieri, Rivoli e gli istituti che si sono attivati, che si sono messi a disposizione per le camere. In totale sono circa una ricoverati una trentina, di visita sì. A questi ospedali, perché i dati sono stati inviati in parte noi, in parte ai carabinieri, ma diciamo insomma sono ancora questi. Di gli questi altri invece visitati, monitorati quasi tutti prelievo del sangue, di altri visitati. Ci ha chiamato poc'anzi il dottor Urbino della Regina Margherita chiedendoci di comunicare a tutti che possono andare in tutti gli ospedali, non solo necessariamente a Regina Margherita, anche quelli di zona che abbiano un reparto pediatrico, quindi tutti gli ospedali, qualunque sia, perché loro come altri sono intasati per anche malattie di stagione e quindi rischiano, come quelli di ieri sera, di fare moltissime ore di attesa. Quindi stiamo cercando, con qualche difficoltà ovviamente del caso, di riuscire a distribuirli nei vari ospedali che non sono, diciamo, del tutto attrezzati per riceverli tutti insieme. Ieri sera da San Giorgio, che è stata attivata la unità di crisi del 118, sono stati portati complessivamente 13 bambini e un docente. Quindi abbiamo cercato. La docente che è stata visitata ha rifiutato di accedere all'ospedale, prendendosi la responsabilità. Diceva stava bene. Diciamo, c'è stata la concausa anche legata al fatto che avevamo delle grosse possibilità di trasporto legato alla neve, quindi avevamo anche il timore che ci si infilassero delle famiglie per strada e poi forse c'è una classe in gita, vero? Quello che sono c'è una classe in gita, la classe 15. D'accordo, sono 101, no? Perché ieri si sono 120 bambini. No, sono 101 i bambini in totale. In tutta la scuola? Sì, in tutta la scuola. Ho preso quasi in gita, 81. Sono 101 saranno le persone presenti. Quindi anche quelli che erano in gita vengono sottoposti alla visita. Sì, sono andati. Quasi abbiamo sentito poc'anzi il centro antiveleno di Pavia. I 28 mancanti non li abbiamo rintracciati telefonicamente, non è che non li abbiamo contattati. Sì, anche loro dovranno poi essere visitati. Assolutamente. Abbiamo parlato poc'anzi con il dottor Lonati del centro antiveleno di Pavia. Centro antiveleno di Pavia che da ieri è in contatto con tutti, diciamo, gli istituti coinvolti in questa emergenza.
e sostanzialmente ci dice questo, che nonostante alcuni protocolli prevedessero che gli asintomatici non venissero pre-visitati, sono comunque stati visitati anche questi bimbi e questi individui. Questa intossicazione naturalmente è un'intossicazione che ha dei risvolti anche problematici, superate certe soglie, infatti il trattamento in camera ipervarica è un ulteriore intervento addizionale volto proprio a prevenire quelli che possono essere i sintomi successivi e postumi di questo genere di avvelenamento. È concordato tra il centro di Veneto di Pavia, la direzione didattica del comune e i centri pediatrici ospedalieri coinvolti nella nottata di produrre entro la giornata di oggi e al più tardi la mattina di domani uno script, quindi una raccomandazione scritta prodotta dai servizi di pediatria con il centro di Veneto di Pavia, che verrà inviato a tutte le famiglie, perché così si cercherà di chiarire il più possibile a loro i casi, diciamo, come verranno trattati da qui in avanti. Sono state coinvolte anche le pediatre locali di zona per dare supporto alle famiglie e stiamo cercando di dargli solo un'omogenea situazione del caso a tutti, perché naturalmente potete immaginarvi che è stata una nottata difficile. Questo per quanto riguarda l'aspetto principale. Diciamo che per chiudere questo aspetto, così siamo chiari, 30 bambini ricoverati, 30 bambini tutti sottoposti alla camera ipervarica? Sì, sì, sicuramente direi di sì. Okay. Sostanzialmente sì. Grazie. E molti di quelli non ricoverati hanno comunque sono stati sottoposti a trattamento d'ossigeno. Sì, terapia d'ossigeno. Molti la maggioranza, una sessantina, quelli che hanno fatto il passaggio in pronto soccorso, il prelievo, molti sono stati trattati con ossigeno. Okay. Il quadro clinico è questo. Sul guasto? Sul guasto adesso abbiamo raccolto tutta la documentazione in collaborazione con il comando della stazione Carabinieri, in duplici fascicoli, uno mantenuto al comune perché dovranno ancora arrivare il servizio SISP e SPRESA che stamattina era in contatto diretto con noi per la visione dei dati, l'altro è andato alla stazione Carabinieri per un confronto con il magistrato che si occupa della questione. Noi abbiamo raccolto che cosa? Tutta la documentazione originale legata alla realizzazione di questo impianto, alla contrattualizzazione con l'impresa che lo ha fatto, lo gestisce e detiene la gestione del calore, e si chiama Gesta, di sede Emilia Romagna, Italia e Bologna. L'impianto risale al 2012, giusto 5 anni di età, 2012, parte della realizzazione del 2012, quindi a 5 anni dell'impianto sono stati raccolti le documentazioni che riguardano al momento il libretto di impianto, il rapporto di controllo efficienza dei fumi, dei vari periodi con il numero studio. Poi sono state riscontrate le dichiarazioni di conformità dell'impianto, la dichiarazione di conformità della canna fumaria, la pratica, la segnalazione certificata di attività ai vigili del fuoco, la dichiarazione della canna fumaria è in acciaio. Un camminciamento capito sull'aumentare acciaio per idonea per caldaia a condensazione, mi dicono. Poi dichiarazione di conformità dell'incamiciamento del camino. La posa del generatore di calore, la linea della modifica di produzione gas sulle dichiarazioni di conformità e del rifacimento del impianto di centrale con i costruiti. Questa è una documentazione già in possesso del comune, viceversa ci sono state fornite questa mattina perché il titolare dell'azienda si è presentato ieri da Bologna in tarda serata e ha prodotto questa mattina i documenti invece che riguardano la gestione.
gestione, quindi di gratuito impianto. Gestione e manutenzione sono sempre in carico alla GESTA? Gestione e manutenzione è tutto caro loro, perché loro hanno un contratto non solo di quell'impianto, ma di tutti gli impianti che erano di proprietà di comune. E quindi loro hanno un appalto di 15 anni dove loro gestiscono, manutengono l'ordinario, lo straordinario, e noi paghiamo il servizio di calore. Ma questo impianto l'avevano anche realizzato? L'avevano anche realizzato, realizzato. C'era un vecchio impianto, hanno sostituito il generatore, hanno fatto tutto l'impianto e hanno incamiciato questa canottina. Quindi cosa è successo? Quindi che cosa è successo? È successo che ieri sostanzialmente l'evento è scaturito da ieri mattina a ieri primo pomeriggio, dove sostanzialmente il malessere scaturito dai bimbi che hanno frequentato la palestra in particolar modo ha avviato la chiamata 118, le prime chiamate, con l'avviso dei medici dal mattino, perché dalle 11 ne hanno soccorsi 3, non hanno detto. Sì, ne hanno soccorsi 4. 4, sono una soccorsi 4. Abbiamo sbagliato di tutto. Sì. 4 malori la mattina. Sì. E fra l'altro le indicazioni che ci sono state date da chi era venuto nel 118 erano di intossicazione alimentare. Sì, non si è ipotizzato. Non si è ipotizzato, esatto. Di panico per gli altri bimbi che hanno visto svenire questa bimba, che fra l'altro ha fuorviato il fatto che avesse avuto la scorsa settimana l'influenza intestinale, quindi si è pensato a una ricaduta facendo. E mai si pensava che potevano assolutamente non si è pensato, anche perché, per capirci, questi che sono venuti al 118 sono intervenuti non in palestra, noi avevamo già portato in infermeria i bambini, quindi hanno curato sotto, non sono andati nell'ambiente per rendersi conto di quale potesse essere la situazione, perché nessuno appunto ipotizzava una cosa del genere. All'1:10 l'insegnante di classe, ancora passata da me, mi ha detto che erano andati via, che tutti i bimbi che non stavano bene erano stati mandati a casa e che la situazione insomma era rientrata. Appunto, si è ipotizzato. Adesso se guardi, questa mattina alle 14:30 è andata una seconda classe, la classe quarta in palestra, e si è riverificato in maniera più pesante, tra l'altro, perché non era stato aperto, quindi lì si è chiamato subito il 118, chi è intervenuto ha capito bene qual era la situazione, che ci poteva essere una dispersione da un ossido di carbonio, se non erro anche rilevato con uno strumento che aveva un medico, una dottoressa, al che abbiamo portato i bambini all'aria sostanzialmente, in un primo momento proprio evacuati fuori sotto la neve, poi visto che abbiamo la possibilità di un, diciamo, cortile interno con tutte le vetrate aperte, le abbiamo chiesto ai vigili del fuoco se potevo posizionarli lì, li abbiamo messi al coperto ma all'aria aperta perché avevano tutte le vetrate aperte. Poi in un secondo momento, quando è arrivato il nucleo NBC, ha misurato la presenza di monossido a livelli elevati in palestra e poi anche al piano delle classi, molto meno elevati, 500 al piano TPM, al piano delle classi, e 1800 nella palestra, 1880, quasi 1900. Abbiamo ritenuto anche lì, intanto abbiamo contattato le famiglie, piano piano abbiamo fatto defluire i bambini con i genitori che erano riusciti a venire a prenderli, gli altri li abbiamo spostati ancora ulteriormente, avendo già comunque chiuso l'erogazione del gas da tutte le parti, nel porticato che abbiamo in quest'ala del cortile. Comunque nel giro di un'ora tutti quelli che non avevano avuto i sintomi erano andati a casa e quelli che invece avevano avuto problematiche erano stati portati via in ambulanza, trasportati in ambulanza. Comunque chi stava male è stato subito portato in ambulanza ed è stato in ambulanza davanti alle scuole, c'erano 3 ambulanze e in quel frangente sono stati portati via 9 bambini e un insegnante. Abbiamo
leggiamo anche questo verbale dei vigili del fuoco stamattina, ci hanno scritto sostanzialmente dicendo si comunica che il giorno 11-12 alle 15-22 arriva la chiamata, la palestra si trovavano una classe composta da 20 unità con l'insegnante, 9 di questi bambini hanno accusato malori probabilmente provocati da una fuga di monossido di carbonio, anche la loro insegnante ha accusato gli stessi sintomi. Al nostro arrivo erano già presenti in loco il personale sanitario del 118 che ha provveduto al trasporto dei bambini intossicati presso le strutture di Chivasso, Ciria e Ivrea. La direttrice del complesso scolastico aveva già provveduto ad attivare il piano di sicurezza portando in luogo sicuro tutti i rimanenti 72 scolari con i relativi insegnanti. Si riscontrava l'arrivo della NBCR in questo comando con la strumentazione in dotazione, si evidenziava la quantità di monossido presente in locale palestra a un livello abbastanza elevato pari a 1880 ppm. Quanto si comunica sembra che ripristino le condizioni di sicurezza di alta determinazione che i tecnici ASL, competenti in materia e citati in utilizzo, riterranno più opportuno adottare al fine di verificare la situazione segnalata. Noi alle ore 13 avremo un incontro con il SISP e Spresal, avendo già avuto modo di contattare i vigili del fuoco, e rimaniamo in attesa di un confronto ulteriore con la prefettura, perché adesso volevamo poi capire se potevano esserci le condizioni quanto prima di poter mettere in pristino il generatore di calore. Direi sicuramente attraverso la realizzazione di una canna fumaria definitiva in esterno, in maniera tale da non manomettere e da non toccare tutto l'apparato di scaricofumi esistente che dovrà essere oggetto di opportune modifiche e contraddittorie tra le parti. Adesso per questo intervento abbiamo già provveduto a fare un confronto con l'impresa, con i loro tecnici e i loro installatori. Quindi loro sono venuti, hanno visionato, hanno misurato, stanno predicendo il progetto, un dimensionamento. Io ho chiesto a Gest di farmi un preventivo di tipo economico, un cronoprogramma che raccogliesse tutti i dati del caso, ce lo fornisse e noi l'avremmo poi trasferito a chi di competenza per concordare con loro l'opportunità di poter fare questo intervento. E mi sono dubito che potrebbe essere un intervento definitivo per il quale sicuramente noi non vogliamo vedere la canna fumaria all'interno dello scopo. Vogliamo che sia condiviso da tutti perché penso che anche per lo stesso personale scolastico sia un aspetto, come dire, di base in questo momento. Vorremmo definitiva e in modo tale che ci possa consentire eventualmente di poter ripristinare l'utilizzo della scuola il prima possibile, evitando così un'accelerazione sui controlli di quella porzione di impianto che dovrà essere invece verificato con la giusta calma. Quindi adesso non avete idea sui tempi di riapertura? In questo scuola? Momento qui no, ma in giornata ritengo di poter avere tutte le informazioni utili per poter avere questo dato. Adesso se fosse possibile io farei una cosa, se io vi posso chiedere un foglio di carta, io farei girare solo una mail. Ci mando un messaggio WhatsApp, quindi vi chiamo il telefono. Mi mando una mail, ecco, una mail, perché se io la carico già adesso sulla segreteria, io stasera domani pigio, faccio per tutti e scrivo un foglio di carta, così almeno ce l'avete. E quindi adesso si è riuscito a capire un'ipotesi su cos'è successo, c'era un nido di questo titolare, sono otturati fuori della reazione che ovviamente c'erano. L'ipotesi più plausibile al momento è solo quella della perdita di fumi e monossido della casa fumaria, che sia constatato già al momento che sia dovuto ad un'otturazione, a una rottura o altro non l'abbiamo ancora potuto constatare. Non hanno fatto un'ispezione con telecamere interne alla canna fumaria. I vigili del fuoco sono riusciti ad arrivare sulla sommità del comignolo, ma non avendo telecamere che potevano ispezionare l'interno, non hanno potuto verificare. Anche perché hanno verificato il comignolo, c'era, e anche perché magari dicevamo che anche eventuali nidi di calabrone non si posizionano sulla sommità, ma normalmente a qualche metro di profondità, e quindi per la visione anche l'operatore voleva arrivarci con la sicurezza dovuta. Allora
anche per questo aspetto. E tra l'altro preferirei che venisse fatta questa operazione in condizioni di accertamento tecnico preventivo con le parti presenti, in maniera che si faccia un accertamento preventivo che tecnicamente sia valido ed efficace. E perché comunque la telecamera è telecamera, non è una discussione di ispezione, ma in base anche a come viene fatta chi la fa, mi sembra che abbia un approccio. Se riusciamo a fare quanto vi ho detto, cioè a liberare immediatamente la caldaia attraverso questa caldaia esterna, secondo me sarebbe la via principale, altrimenti valuteremo alternative con il magistrato, piuttosto che adesso il comando, con anche il dottor Ferrando, quanto di meglio si può andare a fare. Al momento direi che quello che vorrei che uscisse in giornata, sicuramente questa raccomandazione scritta, chiedermi di riportare anche il fatto che tutti gli ospedali sono validi e ugualmente, che quindi il programma di intasamento è veramente un problema che va affrontato e che ce l'hanno chiesto espressamente. Ospedale valido competente. Competente. Sì, sì. Competente. Escludiamo problematiche nei giorni precedenti, cioè altra cosa che possiamo dire con certezza è che è successo tutto ieri, questa che poi andrà chiaro. No. Secondo me verrà fuori il contrario. Ma nel senso che ci sono stati malori che non abbiamo ricondotto, essendo il periodo invernale, quindi vomitano facilmente, pensi influenza intestinale, pensi qualcuno mi ha detto sinusite. Se diciamo che oggi con quello che è successo non vuol dire per forza, però certo, qualche sospetto c'è, certo, anche sugli episodi precedenti. Certo, lì nell'immediatezza è possibile. Certo. No, ma anche non vengono riportati perché gestiti dagli insegnanti, si sente male un bimbo, vomita, chiami la mamma, lo porta dal pediatra. Che potrebbe essere una vera. Esatto, e finisce lì, chiami la mamma la sera per sentire come ha fatto il maestro che gli capa. È tutto a posto, sì, sta bene, ha avuto quindi nulla di riconducibile. Forse il fatto che fosse lunedì, magari sei stata qui per fare l'ultima manutenzione fatta, che sotto questo profilo voi siete. L'ultima manutenzione fatta è quella di settembre per l'accensione, era abbastanza recente. Ed sì. Tutto era decisamente recente. Ma sai cos'è? È che poi hanno riacceso. Quando abbiamo riacceso settembre, ad esempio, le condizioni climatiche non erano così rigide. Esatto. Cosa fanno? Uno fa palestra, l'altro fa palestra. Cosa fa? Quella che arriva la sera apre tutto, richiude perché ci sono. E quindi si apriva comunque. Adesso invece è molto più rigida la temperatura, quindi apri sempre, ne apri una mano. E in più ci sono stati 3 giorni di chiusura e l'impianto per 3 giorni ha comunque sempre girato, era sempre stato acceso perché alimenta anche il teatro comunale. Nel teatro comunale era stato messo un prodotto anticorrosivo di intubazione che doveva girare per un certo periodo perché iniziava la stagione domani della teatrale a San Giorgio e quindi quello era acceso. In più era comunque acceso tutta la domenica perché telefonai io domenica al centro assistenza chiedevi l'accensione non solo della scuola media ma anche della scuola elementare perché ho timore ovviamente che il lunedì dopo 3 giorni c'è si freddo. Quindi per 3 giorni questo impianto ha girato e quello che magari prima poteva essere una perdita che si diluiva anche se con qualche sintomo così sporadico la si diluiva concentrata non aprendo niente nessuno quel giorno è stato molto bene. Abbiamo visto tutto. E da parte dei genitori che reazioni ci sono state? Avete
più o meno tutte quelle che si può immaginare. Sì. Però io devo dire che le famiglie sono state, io devo dire ieri anche con il secondo di Ivrea, siamo andati a Torino, sono stati comprensivi, ci hanno sostenuto, ci hanno ringraziato. No, io ho detto quella dei telefoni che ce ne sono magari 100 famiglie, di cui due. La maggioranza sparano, ma gli altri ieri sera erano, cioè non so, era imbarazzante che qualcuno ti ringraziasse. Sì, no? Sì. E tu rispondevi vi ringrazio quindi, io per... Ma come in quasi tutti i casi estremi, cioè abbiamo una, cioè una condivisione tra tutti, però è ovvio che con la gravità, con il fatto che c'erano bimbi di quell'età... Quello che diceva lei è inammissibile che possono succedere queste cose. No, ma lo ribadisco, ma io adesso sarebbe troppo facile, io l'ho detto ieri. Ma a prescindere da quello che dice il magistrato, a parte che, come ho detto anche ieri sera la dottoressa del pronto che era qui, in termini un po' meno peccati, è comunque molto grave. Però, voglio dire, non è accettabile che nel 2017 mi capita una cosa del genere. Cioè, non posso pensare che dei bambini che vanno in palestra a 7 anni cadano per terra come le pere cotte. Cioè, vi assicuro che è una cosa che è pazzesca questa cosa qua. Poi che ci sia stata anche mia figlia che fa le scuole, è assolutamente la cosa più marginale che mi ha. Quella roba lì l'abbiamo fatta. Ma vi assicuro che ancora adesso mi viene... Mi viene veramente la pelle d'oca pensare a quello che poteva veramente succedere, perché non c'è andato niente, cioè non c'è stata nessuna partecipazione, come dire, umana che ha fatto questo, poteva andare veramente a essere un disastro e sono ancora a chiedermi come sia possibile quando noi abbiamo preso in eredità un impianto rifatto dalla precedente amministrazione, la centralità. Abbiamo rifatto tutta la messa a norma dei vigili del fuoco, quindi il certificato di prevenzione di incendi, gli idranti, i cavi, abbiamo fatto un approfondimento pazzesco, abbiamo rifatto il cortile, con l'ingegnere Paulino, che è l'assessore, diciamo, siamo andati a vedere gli spigoli, c'è l'SPP, no? La cosa ci confrontiamo, voi lo conoscete, tutte le scuole, il vetrino non va bene, il coso lì potrebbe inciamparsi. Ci sono i cancelletti d'ingresso dove giocavo con le maestre perché c'era il fermo dei due cancelli, il fermo non può stare, qui ci si inciampa. E io dico, ma che cazzo fai il cancello? Cioè tutti i cancelli del mondo, durante così. Bene. Cioè, abbiamo cercato di ammazzare una quantità di bambini. Cioè, ma poi io ritengo che sicuramente le circostanze devono essere state tali per cui si sommeranno una serie di casi che veramente, come dire, come... il tempo di ritorno del piede, cioè ne capita uno come, però il problema è che è capitato e abbiamo guardato tutto e chi ha guardato che c'erano dei buchi, perché il problema è che c'erano dei buchi nel muro, ma era normale che ci fossero, quei buchi erano le ispezioni della parte impiantistica elettrica, perché se non ci fossero, ci fosse un cortocircuito, ti dicevano, ma tu sei criminale a non avere quello. E poi c'era una canna fumaria vecchia, ma 5 anni prima gli hanno detto no, ma un impianto nuovo gliene mettiamo un'altra dentro, quindi la prima si crepa, 5 anni non si crepa perché c'è l'altra, va su, cioè non lo so. E che devo dire? Ma è veramente pazzesca questa cosa qua, ma è una cosa, ma poi pensare che alla fine poi cioè non hai una risposta per dire come avresti potuto prevenire. Facevo un aneddoto, ma io ieri la prima cosa che ho detto mi dispiacerebbe, per quelle che sono le mie competenze e le mie conoscenze, che diventasse un caso da A in 2, perché non produce nessun effetto utile secondo me rispetto ad un approccio strutturato interno, perché deve essere questo un approccio strutturato interno che è culturale, cioè quello di fare tutta una serie di cose, perché non è quello legato ad un altro genere, questo mi dispiacerebbe. E quella lì era veramente la prima cosa che dico, vorrei che non fosse quello l'approccio, perché... E l'altro adesso no. Sono un po' stanco, guarda, adesso... Abbiamo dormito. Non credo che abbia dormito su due mezzi quest'anno. No, anche perché fino alle 5 eravamo in giro. No, ecco, la lettera era che questo qui è il primo aspetto che non volevo dire. E l'altro neanche che diventasse poi una psicosi da dire che cosa dobbiamo aggiungere, perché poi aggiungere e soggiungere... E già come quello che abbiamo fatto con la scuola, allora metti l'idrante, metti l'elevatore, metti questo. E poi sono tutte cose
che devi mantenere, se non le mantiene c'è il capo espiatorio che chi non l'ha fatto è il colpevole, una cosa più grossa, questo poi è un problema. Avevamo fatto un esperimento quando siamo arrivati, abbiamo introdotto ad esempio nella classe al piano terra, siamo arrivati con il CSP, col Centro Supercalcolo Piemonte con cui collaboravamo per una serie di cose, a mettere la lampada di Aladino. Questa lampada di Aladino era un sensore, è un sensore ancora di presente, che rileva la qualità ambientale dell'aria, anche ad esempio la formaldeide, perché è legata agli zainetti. Queste lampade di Aladino sono state progettate da questo centro regionale di ricerca per il padiglione Italia dell'Expo di Milano. In Piemonte ci sono solo 6 scuole che hanno queste lampade e in Carrarese c'è questa scuola di San Giorgio che aveva questa lampada di Aladino, perché noi avevamo già altre sensoristiche. Allora, queste robe qui legate alla piattaforma dei dati digitali della regione, c'era questa che funziona al piano terra, ma è un, questa è una lampada di ricerca, quindi non è un rilevatore certificabile, ma è un rilevatore che serve per dare delle indicazioni alla scuola, al maestro, questo sistema implementato per questi generi di casi fosse questo utile per trovare un sistema però gestito a livello massivo, regionale, cioè tu hai una sensoristica altamente efficace, quindi la metti e la cambi ogni 5 anni, messa in ambienti come quello delle palestre piuttosto che, o piuttosto nel teatro, perché io ho un teatro, mi capitasse nel teatro, non lo so, ecco, queste sono quelle cose che mi vengono in mente, ma che debba essere veramente pensato, studiato e efficace. Perché se continuiamo a distribuire poi sul territorio cose che poi la gestione è poco chiara, non funzionano. Se invece una piattaforma di dati regionale attivasse dei monitoraggi utili per certe cose, potrebbe essere invece un approccio che preferirei. Ma deve essere utilizzato con un principio che non deve essere ridondante, non deve essere rimandato a qualcuno, perché altrimenti continuiamo a fare tutta una serie di pezzettini dove poi alla fine non si riesce più a gestire. Io vedo questi 2 giorni, cioè, vai negli ospedali, c'è la direzione sanitaria, che poi scopre che c'è la direzione sanitaria A, B e C, e poi ci sono gli ospedali A, B, C e D, e poi ci sono i 118, che sono tutti organismi che ci rispettiamo, diciamo ringraziamo, un gran lavoro, ma quando li devi mettere insieme, perché in 2 ore devi riuscire a coordinare. Poter dire ne mando tot lì, ne mando è un altro genere di argomento, perché anche un altro genere. Io chiaramente diciamo, non posso altro che ringraziare dal SISP, allo SPRESA, alla direzione sanitaria, a tutti quelli che ci hanno dato la mano. Però, come dire, fare la torta tutta piccola e fettina e darne tutta a ciascuno poi diventa comunque una questione. L'importante è avere, secondo me, invece tutto il territorio che sia monitorato, cioè che sia, come dire, sul territorio ci siano le sentinelle che possano mantenere alta la guardia sulla gestione degli edifici, perché poi non so veramente, cioè, immaginarmi adesso ancora che avessi dovuto avviare un processo di monitoraggio della canna fumaria, dentro la canna fumaria della palestra, cioè non so più dove, cioè non saprei veramente immaginarmi se ha senso, se non ce l'ha, perché veramente non so se una risorsa poteva essere dedicata per fare, mi sembra pazzesco, no? L'ipotesi, appunto, ripetiamo le cose non per banalizzare, ma che potrebbe appunto essere anche questi, che sono tappati fuori da reazione, cioè, se no non esiste altra spiegazione. Al momento non ce ne siamo date, con tutti coloro che sono venuti sul posto, compresa l'impresa, dal suo canto, ma non è una dichiarazione ufficiale, è una, diciamo, sono una conversazione da sopralluogo, dice che gli fa molto strano una perdita della canna fumaria, una perdita canna fumaria in accesso, molto strano, perché le condense e tutto quello che è l'attività delle cose produrrebbe tutta una serie di altri effetti che non si sono verificati. Solo di questa